Salve, grazie di esserci. 17 luglio 2015, l'allora Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare del Dicastero degli Interni, Alfano, delibera lo scioglimento del Consiglio Comunale di Monte per infiltrazioni mafiose. Si apre una lunga fase commissariale. Nel 2017 il ritorno alla normalità democratica con le elezioni vinte da Pierpaolo D'Arienzo, quota Partito Democratico. È cambiato qualcosa in questi 6 anni? Si è modificata la natura mafiosa della città dell'Arcangelo? No. A Monte Sant'Angelo la mafia è ancora un tabù, una sorta di interdetto, una sorta di divieto di parola. Le ferite non si sono rimarginate, sanguinano ancora, e non si sono trovate le parole per costruire una prima elaborazione del lutto, una prima consapevolezza collettiva di quanto accaduto. Non lo diciamo noi, lo dice il sindaco D'Arienzo, intervistato dall'Attacco una settimana fa. E lo dice con parole molto forti, a onor del vero, che leggiamo. Qui a Monte Sant'Angelo il fatto di non aver elaborato le motivazioni, di non aver avuto gli strumenti e a volte anche la voglia di scendere a fondo nella ricerca delle motivazioni rende difficile quella elaborazione collettiva. E ancora, non si sono dati alla popolazione gli strumenti per affrontare quanto accaduto, non si è fatta una riflessione oggettiva, lo scioglimento è stato percepito sempre come una divisione politica tra chi lo aveva provocato e chi no, e questo strappo da politico è diventato anche sociale. La mafia è ancora un tabù, parola di Pierpaolo D'Arienzo. Solo che sindaco, lei ha fatto il sindaco, mica noi. In quanti 4 anni lei che cosa ha combinato? Per avviare un processo, fermo restando che servono tempi lunghi, che i processi di modificazione delle mentalità non si risolvono evidentemente dall'oggi al domani. Ma che cosa ha fatto in questi 4 anni? Ha fatto un tipo di antimafia banale, prevedibile, scontata, cioè quale? Quella della processione dei soliti noti, quella del bla bla istituzionale, quella della retorica del buonismo istituzionale. Questo ha prodotto effetti, risultati, ha determinato quegli scarti di conoscenza di cui si diceva prima? Assolutamente no, come lei stesso ammette. E allora bisogna avere anche il coraggio, la forza di dire una buona volta che questo tipo di antimafia fatto di convegni, seminari, passerelle non serve più a nulla e serve invece immaginare o costruire nuove strategie di intervento. Serve frequentare il male, serve annusarlo, riconoscerlo. Serve sentirsi zona grigia perché siamo diventati tutti zona grigia per abitudine, convenienza, indolenza, fatalismo. Ma serve questo e serve partire dai singoli, dalle responsabilità individuali. Serve chiedere ai ragazzi, e magari serviva dal giorno successivo al suo insediamento, serve chiedere ai ragazzi, beh, e tu frequenti il figlio del boss? E frequenti il nipote del boss, e che vi dite la sera quando andate per locali? E che pensi di quanto accaduto? Serve interrogare lo Stato, incalzarlo sulle sue contraddizioni, opacità, serve chiamare magari il vecchio comandante provinciale dei carabinieri o il responsabile della locale tenenza e dire, beh, e in quegli anni che cosa accadeva? Ma si aveva percezione di quanto stesse accadendo oppure no? E magari serviva ad Arienzo fare di Monte una sorta di capitale anche di questo, e cioè essere il riferimento anche di altre amministrazioni, di quei pezzi di sistema delle autonomie locali che avevano vissuto la stessa crisi, lo stesso dramma dello scioglimento dell'assemblea municipale. Parlare con altri amministratori. Serviva, così ci si interroga, serviva tutto questo, serviva una pedagogia d'urto, una terapia aggressiva, un elettroshock comunitario, proprio per evitare una cicatrizzazione, una naturale di quella ferita. Invece serviva ancora che sanguinasse, ma sanguinasse bene e lentamente si provasse a rimarginare, con le parole, con parole che scuotono,
con parole che creano e producono sofferenza, ma che alla fine poi determinano il cambiamento. Perché quei due anni del commissariamento Monti aveva avuto una reazione straordinaria, vitale. Poi in realtà si è perso tutto. Allora, tutto questo incrocia anche evidentemente che cosa? Un tipo di politica. Un tipo di politica che invece di costruire condizioni più generali di sviluppo, di immaginare appunto di avere come stella polare l'interesse, la cura generale, di determinare processi di modificazione negoziata del reale. Insomma, invece di una politica del genere, noi a Monte che cosa abbiamo avuto? E non parliamo di mafia. Abbiamo avuto fenomeni come Antonio Fusilli, funzionario INPS, finito agli arresti insieme a altri due, perché sostanzialmente da quella postazione, da quel presidio della commissione invalidi, governava i destini, le vite affrante e meno affrante, come dire, dei suoi clienti, perché da quella postazione della commissione invalidi che si faceva? Si poteva determinare una invalidità permanente, questo significava soldi. Che i soldi, incidere davvero sulle condizioni materiali di vita delle persone, sui destini, perché se uno diventa invalido permanente allora può avere più soldini, o magari a quell'invalido si può come dire, determinare anche un ulteriore vantaggio, cioè invece di fare visite periodiche si riconosce uno stato permanente e quindi meglio ancora, meno roni, rotture eccetera eccetera. Insomma, una postazione vera quella della commissione invalidi, lo diciamo dal 23 gennaio 2007, raccontando la vicenda dei partiti personali, perché chi entra in quella commissione, con le lodevoli eccezioni, governa un consenso e costruisce un consenso straordinario. Fusilli era uno che prendeva 900 voti a Monte, voi capite che 900 voti sono, cioè, un qualcosa di pazzesco, è come se a Foggia Iaccarino avesse preso 10.000 voti, per intenderci, cioè uno su otto della cittadina dell'Arcangelo votava questo Fusilli, riferimento obbligato dell'assessore regionale piemontese. Piemontese con Monte ha un rapporto speciale, molto molto sentito, molto emotivo, nel senso che la sua città è lì, ha dimostrato, ha costruito la sua prima postazione, vincendo appunto nel 2017, prende un sacco di voti a Monte. Un episodio, ricordo che a settembre 2015, assemblea a San Giovanni Rotondo, c'era un giornalista che aveva, come dire, subito un incendio, un attentato, la sua macchina era stata appunto data alle fiamme, e allora lì, assemblea pubblica, venne anche il presidente Michele Emiliano, reduce appunto dalla vittoria di qualche mese prima, e anche l'assessore regionale piemontese. Insomma, c'era da portare davvero parole di sostegno, di conforto a questo collega. Però c'era un'assemblea molto tesa sostanzialmente, e venne fuori evidentemente il tema della mafia, e piemontese rivendicò uno a uno i voti presi a Monte Sant'Angelo, uno a uno. La cosa scatenò molte reazioni, l'assemblea, insomma, cominciò a rumoreggiare, intervenne Emiliano, che aveva capito l'antifona, recuperò parola e raccontò le sue gesta da magistrato coraggioso. Piemontese fu zittito. Aveva capito l'antifona, tant'è che Emiliano il giorno dopo non andò a chiudere la festa provinciale dell'unità a Monte Sant'Angelo. Questo per dire che forse ci si dovrebbe interrogare su come vengono costruiti questi partiti personali, queste clientele 2.0, e su come queste operazioni di mantenimento, autoriproduzione, rafforzamento degli apparati, siano operazioni che tengono lontane tutti quanti, nel senso che sono operazioni di tipo militare, o stai con me o stai contro di me, se stai con me hai qualche vantaggio, se stai contro di me niente, zero. Ma secondo voi una politica di questo tipo poteva mai porsi il problema dell'avvio di una riflessione collettiva a Monte Sant'Angelo? La mafia è un'altra cosa, lo diciamo ancora e lo ribadiamo ancora, e ribadiamo naturalmente anche la nostra fede garantista rispetto all'esito di quell'indagine. Ma il tema vero è che con questa politica non si va avanti, perché questa politica non ha alcuna risorsa interna per determinare quelle condizioni di cambiamento, quella riflessione collettiva che serviva evidentemente a Monte Sant'Angelo. Insomma, lei da Renzo ha fatto il sindaco, ma con i D'Arienzo di turno le cose non cambiano.
è la vicenda appunto di questo primo cittadino a monte.